Ovviamente c'è il terrazzino, mi sembra giù. Cavolo. Ma cavolo, questo se ci vede qua sopra è finito. Non ci abbiamo stamina. Per favore, a terra recupera stamina. Per favore. Non facciamo rumore, speriamo che non ci ha visto. Tocca buttare qualcosa, siamo troppo lenti. Facciamo tipo così. Non credo ci ha visto. Però meglio fa attenzione. Visto che purtroppo abbiamo un solo ptero, diciamo, ingaggia il fight ora. Non è molto furbo, mettiamola così. Mettiamo un po' di stamina, almeno così vola un pochettino meglio. Soprattutto più a lungo. Abbiamo qualche livello anche noi, 4. E a sto punto mettiamo un po' di tempra, dai, almeno 50. Anche se magari fare la casa in pietra attualmente è un po' meglio. Mettiamola così. Quella in legno non è che mi fido tantissimo, onestamente. Livello 20, no, grazie. Questo qua sopra. Sempre 20. Ma su tutti i livelli 20 step terra, cioè non ho capito. Oh cavolo. Fatto un bel volo, dai. Ore war. Ma che cavolo? Va bene. Speriamo che non c'ha tantissima vita questo qui. Anche se quasi quasi faccio la genialata. Aspettate un attimino, facciamo tipo così. Ole. E ora diciamo, non esce più quell'Androsarcus praticamente. Se qui se ne può piazzare un'altra è tipo fantastico, tipo così. Ole. Un'altra qua sopra. Bene, tocca fare attenzione. Ma com'è che non piglia danno? Ma che vuol dire? E a quanto pare l'Androsarcus si va addomesticata subito. Quasi quasi ce ne addomestichiamo uno. È tipo immortale, non ho capito. Vale. Allora, un secondo. Recuperiamo un attimo un po' di pietra così. Facciamo i muri in pietra che qua già ho capito la situazione. E non mi sembra proprio a nostro vantaggio, mettiamola così. Allora, fondamenta. No, tocca sbloccare un attimino. Fondamenta, soffitto. Dove sono finiti i muri? Ah, non ce li abbiamo già, va bene. Allora, fondamenta, fondamenta. Facciamoci magari un attimino anche una porta. Questa qui se più che si chiude anche da sola, cavolo, non ci abbiamo legno. Facciamo che recuperiamo un attimo sto legno qui. E a sto punto anche quest'altro. Attualmente tocca upgradare un attimino che altrimenti è un casino. Facciamo per il momento due fondamenta in pietra. 5 muri, fantastico. E uno e due. Cavolo, abbiamo finito la pietra. No, aspetta un attimino il gioco. Fai auto plus only. 0 secondi, fantastico. Lasciamo un attimo tutto qui. E dobbiamo recuperare un attimino un po' di pietra, che altrimenti non si può fare nulla. Tutto tranquillo, spero di sì. Rischio passivo. A sto punto potenziamo un attimino la base. Poi abbiamo 15 di miele. Quasi quasi ci starebbe anche provare a domesticare un Androsarcus, no? Così magari con lui riusciamo anche a raggiungere la cave sott'acqua. In teoria non dovrebbe essere lentissimo, quindi speriamo bene.
Allora, ci abbiamo un po' di pietra, si può tornare dentro, qua si richiude. Allora, dicevamo, un paio di soffitti, tipo due, e poi ci servivano i muri. Poi ci servirebbe un armadio, visto che comunque queste cassette, sì, sono utili, però insomma, c'entra veramente pochissima roba. Allora, disabilitiamo lo snap point automatico. Allora, lasciamo un attimino tutto, anche questo qui. Qua abbiamo roba, qualcosina, niente di incredibile, però comunque meglio mettere tutto dentro, no? L'Optero, diciamo, non mi fido tantissimo a lasciarlo fuori, a sto punto cerchiamo dove entra anche a lui, no? Diciamo che non è proprio il massimo, però purtroppo tocca accontentarsi. Faccio uscire, per favore. No, eh. La brutta sensazione che non è una cosa fattibile. Forse sì. Per favore sta qui, sta calmo, non fa danni. Allora, ci serve un attimino il miele. Vabbè. È nulla. Vediamo un attimino qua attorno se riusciamo a trovarne uno. Cavolo, l'Optero 135. Diciamo che un po' mi ispiro. Possibile che non c'è un Androsarcus da ste parti? Purtroppo ci abbiamo soltanto una freccia, non credo ci basta. Proviamo, ma... Ma sai che questo ci vola via. Dai, addormentati, per favore. Forse ce la facciamo. Dai, un altro po'. Per favore. No! Non ci credo. Ma non puoi volare via così, cioè. Non mi sembra giusto, però va bene. Mancava veramente pochissimo, cavolo. Allora, vediamo un po', Androsarcus, possibile che non ce n'è uno. Eccolo lì, 135, cavolo. Allora, mangia un attimino. Ma sai che l'ho tirato male? Dai, mangia. Fammi salire. Dai, addomesticati, per favore. No, eh? Potresti collaborare, cavolo? Dai, sei al 45, mica al 3000. Dai, la brutta sensazione questo qui lo failiamo. Ma sa che è meglio scende, sapete? Non ci attacca, per favore, non ci attacca. Se ne può parlare, se ne può parlare. No, 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 aspetta. Ammazza che botto che tira questo. Ah, possiamo praticamente prendere il nostro corpo. E 500 punti, no grazie, non faccio a meno. Non è per cattiveria, ma insomma. 500 punti mi sembrano un po' tanti. Più che altro non ce l'abbiamo. 271. Comunque piuttosto ci conviene prendere qualcos'altro, no? Il problema è soltanto recuperare il corpo ora. Che sembra semplice, ma in realtà se quei due stanno ancora lì, è un po' un casino. Ci pigliamo un attimino l'Omni Tool, così magari da sopra riusciamo a recuperare il corpo. E diciamo, non sarebbe per niente male. Tra l'altro se abbiamo un po' di fortuna e se sono tipo separati è fantastico. Ma c'è un signore, cavolo. Aspettate un attimo, tocca recuperare tutto. Niente, mi devo buttare. Siamo morti, beh. Sono un cretino.
Sono veramente un cretino. GG a me. Geniale. Veramente, veramente geniale. E niente, il loot non c'è nemmeno senso tornare lì, tanto c'era il tizio vicino, probabilmente. Se è furbo, se l'è preso. Sapete che non mi ricordo se di più il relitto è da sto lato oppure dall'altro? Converrebbe quasi tornare in base, almeno ci facciamo direttamente lo smithy e ci craftiamo tutto, no? E cavolo, ce n'è un altro qui. Aspettate un attimino, vediamo se riusciamo a fare gli attrezzi così. Ci facciamo un attimino un altro po' di miele e ci riproviamo, no? Allora, smithy, smithy, ecco da qui. Un altro livello in tempra e tutto il resto direi ci mettiamo vita a sto punto, dai, ci sta. Allora, un attimino, tipo così, fantastico. Sblocchiamo il piccone, l'accetta e il falcetto. Per il momento direi che può anche bastare. Facciamo magari soltanto il piccone. E a questo punto vi dirò, facciamo anche la spada che comunque non sembra, ma attualmente ci può tornare anche utile. Recuperiamo un attimo un po' di miele, fantastico, 30. Nulla, proviamo a tornare indietro e vediamo se magari quell'Androsarcus al 135 è ancora lì. Visto che comunque, diciamo, addomestica quello lì attualmente, sarebbe proprio male come cosa. Così ci facciamo un casino di polimero, un casino di carne pregiata. Mica male. Dove sarà finito l'Androsarcus? Era tipo da ste parti, cavolo, sono appiccicati. Speriamo che non ci ha visto il tizio di prima, ma insomma, non ci conterei troppo, onestamente. No, non ci credo, per fortuna. Allora, un attimino, riequipaggiamoci. 45, 85, cavolo. Quello 135 che fine ha fatto? Proviamo un attimo a dare un'occhiata qua sopra, perché a sto punto ci conviene di più quella al 135, no? Magari ci mettiamo un attimino in più. Però è anche meglio andarci in giro. Ditemi che è quello. Livello 20, dai, seriamente. Livello 20 è abbastanza triste. Non lo so se ne vale la pena, onestamente. Però è da solo, vabbè, dai. Accontentiamoci per il momento. Almeno così possiamo farmare un attimino i polimeri in giro. Accesa lì. Dai, addomesticati che sei a livello 20, cavolo. Cioè, parliamone. Quanto può essere difficile addomesticarti. Dai, per favore. E niente, si è rotto. Addomesticati, cavolo. Forza, un altro pochettino. Dai. Ole. Allora, è un livello del cavolo. Perché è veramente un livello del cavolo. No, 85 non vale la pena. Però comunque almeno possiamo andare in giro leggermente meglio. Onestamente non ne sono convinto nemmeno io. Teletrasportato qualcuno qua davanti. Sbaglio. Probabilmente sì. Questo qui qual è? 25, cavolo. Il mio coso lì si sta muovendo. Che cavolo? What? Sono abbastanza confuso, onestamente. Non ho capito che è successo, però andiamo avanti. Recuperiamo un attimo un po' di polimero, che poi ce ne serve un casino per fare torrette, no? Forse facciamo prima a colpirli con la spada, sapete? Proviamo un attimino, giusto per curiosità. Il problema della spada che colpisce tipo ogni mezz'ora, ma che cavolo? Ma va bene, facciamo finta di niente.
Vieni qui, pinguino, per favore, dacci un po' di polimero. 40, meglio di nulla. Facciamo direttamente con la lancia, che sennò altrimenti qui diventa veramente infinita la cosa. Non ci ha dato il polimero, non ci credo. Che vuol dire? Mi dispiace, piccoli pinguini, ma ci serve un po' di polimero. Siate gentili, per favore. Dai, ma qua quanta cavolo di vita c'ha un pinguino? Ma che vuol dire? È follia. Allora, a occhio e croce, 200 ci dovrebbe bastare. Credo, spero. A questo punto cerchiamo di farne il più possibile. Certo che comunque 20 a pinguino mi sembra veramente poco, cavolo. Dai, almeno tu dacci un po' di più, dai. Per favore. Proviamo magari col piccone. 80. Beh, diciamo che 80 già si è un po' parlato. Allora, diciamo che un po' di polimero l'abbiamo comunque recuperato. 320 è meglio di nulla, però insomma, poteva anche andare meglio, no? Fortunatamente ci abbiamo la carica 3 volte, quindi ci spostiamo abbastanza velocemente, tutto sommato. Quello non ci attacca, vero? No, fatti i fatti tuoi, fantastico. Allora, vediamo un attimino, magari se c'è verso da prendere, non lo so, un criopod tipo. No, non si può. È scomparso lo shop, va bene. C'avevamo 271 punti, volevo vedere un attimino se era fattibile. No, per favore, non ci lascia le pin. No, dai, per favore, il T-Rex no. Per favore. Oh, cavolo. Questa non è una bella situazione. Ma proprio per niente. Allora, per il momento ci chiudiamo un attimo qua dentro. Fantastico. Metallo non credo che ce n'abbiamo. Vediamo un po'. Legno ce n'è, metallo un po' meno. Facciamola andare comunque, meglio di nulla. Tutta sta roba qui la lasciamo qua. E nulla, a sto punto direi farmo un attimino qualcosina e speriamo che stanotte non ci raidino. Quindi nulla. Direi che per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commento e un mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!